noir può scrivere, magari ambientato in Sardegna. E ho cominciato a leggerlo. Nell'incipit ho detto no, non è un noir, è un western. È un western ambientato a Bortigialas. A pagina 30 invece quel geniaccio di Stephen King aveva ragione, è la storia, non quella che la racconta. Io ho dimenticato che questo libro fosse stato scritto da Emiliano Deiana. Me ne sono accorta giusto alla fine perché c'erano le note dell'autore. La storia è arrivata, potente, con un linguaggio che è il linguaggio della letteratura a cui non siamo un pochino più abituati, ma per le prime 30 pagine io mi sono chiesta: ma cosa sto leggendo? Sto leggendo una cosa molto bella, però anche una cosa, cioè una persona che in un capitolo scrive chiamatemi Melville, a pagina 3, chiamatemi Melville e non chiamatemi Ismael, è un'arroganza, è un'impudicizia, un atto veramente terribile. Pensateci, chiamatemi Melville, e lui osa questa cosa, ma tutto ha un significato. È la storia di una donna e di molti altri personaggi. Questa donna si chiama Ruth, come un personaggio della Bibbia, che ha un rapporto privilegiato con sua suocera. Non so se voi avete dimestichezza di sacre scritture, io pochissimo. E anche in questo libro lei troverà la sua Naomi. Ed è la storia di un viaggio di una donna alla ricerca forse di una vendetta o forse della sua giustizia, e di tutta una serie di personaggi che veramente con grande o con grande audacia o con grande amore vengono presi dalla letteratura e gli si ridà vita in questo romanzo. Quante cavolate ho detto, Emiliano Deiana? Buonasera. Buonasera a tutti. Vado subito al solo, molte, ho detto un bel po'. E ti ringrazio di questo gruppo di cavolate che hai detto, perché ci aiuta a raccontare il libro. Io ci vogliamo bene, cioè non, lui adesso finge, però ovviamente. Dicevo, queste cavolate che hai detto aiutano però a parlare del libro. Noi abbiamo come parte della quel pezzettino di vita che hai citato tu, questa cosa del sindaco, noi abbiamo sul groppone la figura di Walter Veltroni come romanziere, quindi ogni volta che ci penso mi terrorizzo e quindi devo cercare di dire a mia volta una marea di cavolate per poter iniziare. No, le cose che ha detto Lalla sono tutte in realtà tutte vere, le battute le lasciamo, le intermezziamo ogni tanto. Questa frase di Stephen King per me è nuova, nel senso che non la conoscevo, che l'autore non conta. Io mi sto convincendo che non solo non conta l'autore, addirittura non conta neanche la storia, e conta invece un'altra cosa che per me è fondamentale, ed è lo stile. Questa storia si poteva raccontare in mille modi, seguendo il filo della trama. C'è una donna che si chiama Ruth, arriva in questo paese che non si chiama Bortigialas ma si chiama Turmac, scende dal treno, qualcuno l'ha dita come la bocca di rosa al contrario, una bocca di rosa che arriva e non parte. E ciascuno di noi, ciascuno di voi, se dovesse raccontare la trama, lo racconterebbe con uno stile proprio. In realtà c'è un altro scrittore che amo molto, di cui comunque subisco influenza e attrazione, che è Luis Ferdinand Cellini, che diceva: quello che conta è lo stile, come si racconta una certa storia. Dopodiché la storia, la trama, anche i personaggi possono essere dimenticati e essere avvolti da una nuvola, che sono le nuvole di parole che cerchiamo di inventarci.
Io avevo necessità di parlare della Sardegna, perché questo è un libro profondamente sardo, portando la Sardegna nel posto più lontano possibile, che è l'America, che ciascuno di noi si porta dentro. Avevo necessità di utilizzare per raccontare questa storia di una lingua che suonasse in qualche modo solenne, e non avendo tutte le parole nella mia lingua, la lingua gallurese, ho dovuto reinventarmi e riadattare un linguaggio solenne, che è esattamente quello che sento, la musicalità che sento nelle Sacre Scritture. Quasi tutti i nomi dei personaggi sono di derivazione biblica, eccetto qualcuno. Uno l'ha citato Lalla prima, Melville, che, come ha detto lei, è un atteggiamento di grande arroganza, e poi magari di altre arroganze ne parlerò più avanti. A Turmac si ferma, scende sì questa donna, ma a corollario c'è sempre quella cosa che caratterizza i nostri piccoli paesi, cioè il bar, la taverna e la chiesa. Ed è proprio nella taverna che la vita di questo paese si esplica, attraverso dei personaggi molto caratterizzanti. Ci sono 55 capitoli in questo libro, e sono capitoli molto brevi, di solito di 2 o 3 pagine, che se io dovessi consigliare a uno scrittore che volesse fare un laboratorio di scrittura creativa, sarebbe un gioco bellissimo dare a ognuno un capitolo e dire continua la storia, perché nonostante la storia si dipani in una maniera molto logica, ogni capitolo è un romanzo a sé, è l'incipit di un romanzo a sé, è una storia a sé che nulla c'entra con la storia degli altri se non verso la fine. E quindi c'è un reverendo e c'è soprattutto c'è un orologiaio un po' strano che ripara gli orologi, li può riparare solo se conosce il proprietario, ne conosce l'anima di questo proprietario. E c'è un ragazzo, Ethan, un ragazzo che ha per sempre 17 anni. Questi personaggi così particolari, così presi anche da altri romanzi, perché noi troviamo anche la ballerina di Céline, cioè Elizabeth Craig, non ti è sembrato a un certo punto di fare un'operazione di quasi di reverente amore, no? Cioè un amore talmente sconfinato per questi personaggi da farti guidare e da far evolvere la storia in un certo modo, proprio perché loro erano già presenti in te? Non lo so se è così, se sono i personaggi che mi hanno guidato, gli altri libri che... Io ho voluto fare due gazzarre con altri scrittori. Il primo è naturalmente Melville, l'autore di Moby Dick. C'è un capitolo, pare il numero 18, in cui sfido Melville in uno dei capitoli forse più potenti di Moby Dick, che è La bianchezza della balena. È un capitolo molto lungo del romanzo di Melville, io faccio un capitoletto proprio per sentirmi sconfitto di fronte alla grandezza di Melville. C'è un capitolo piccolo dove si racconta della bianchezza del mare, del mare che è in mezzo ai ghiacciai, tutto bianco, questa bianchezza, di questo colore che è la somma di tutti i colori. E in questo capitolo è evidente che in realtà questo è il mio secondo lavoro. Nel primo lavoro mi ero chiamato Emiliano Deiano, non è uno scrittore, è uno che scrive. In quest'altro lavoro, un po' più articolato rispetto alla prima cavolata, che erano Bar Sport Democratico, che era un racconto, una serie di racconti umoristici, mi definirei più prosaicamente lo scriba fariseo. E so di essere sconfitto dalla narrazione di Melville. Poi c'è un altro capitolo, adesso non ricordo il numero a memoria, in cui affronto in una maniera, in un affarratoio più maschile, un altro scrittore che è molto citato qua, che ha scritto I racconti dell'Ohio, Sherwood Anderson, in un capitolo dove
c'è questo reverendo in un campanile di una chiesa che spia una donna nuda che nel letto legge un libro, legge e fuma, che era l'estremo scandalo della nudità. In questo racconto di Sherwood Anderson si racconta lo sguardo del prete che guarda questa donna perché ne deve trarre ispirazione per il sermone domenicale. Lui sa di peccare, si sbatte, si allontana, se ne fugge, cerca di non guardare, però alla fine guarda. Io nella Nell'afferratoio che ho fatto con Sherwood Anderson, dove in questo caso magari più con Melville ero sicuro di uscire sconfitto, con questo invece ho provato a dargli qualche cazzotto a fianchi e ho invertito lo sguardo. È la donna che guarda l'uomo che guarda. E c'è questo richiamo a questo racconto di Sherwood Anderson, il racconto dell'Ohio, che si intitola La forza di Dio. In realtà con tutti questi personaggi io mi sono trovato nella medesima condizione di un altro dei personaggi dei racconti di Anderson, che è Enoch, che è questo tipo che a un certo momento nella sua stanza impazzisce perché gli arrivano troppi personaggi. E questo libro, quasi tutti quelli che lo hanno letto con una certa attenzione e profondità, all'inizio trovano delle difficoltà. Nei primi 18 capitoli ci sono tanti personaggi, c'è questo che aggiusta orologi guardandoti negli occhi, c'è quello che racconta il mare, c'è questo ragazzo che ha sempre 17 anni, c'è un tizio che appare e poi scompare subito, che si allaccia le scarpe sempre in un modo diverso, una cosa che ci vuole un certo talento per poterlo fare, quindi magari uno rimane un po' stranito dove vogliono andare, dove andranno a parare queste persone. Poi in realtà la storia si ricompone all'interno di un bar, perché tutte le cose si risolvono sempre all'interno delle locande. Arriva un pianista di colore, un tizio che poi era finito a suonare il pianoforte a Buenos Aires, dove ha intuito i suoni del tango e li ha riportati in questa America che, come ho detto, tutti noi ci portiamo dentro. Del colpevole, di chi ha fatto una cosa, che cerca di giustificarsi, che anche l'autore in un certo momento, con molta difficoltà in mezzo alle parole, dice forse sì, è un errore gravissimo, però c'è questa fatica nella narrazione di trovare delle parole adatte a raccontare questa colpa, a raccontare questo disagio, a raccontare la dimenticanza. Questa è un'altra cosa. Parlando con Mi è capitato di andare a fare delle giornate a piede libero in carcere, questa cosa della colpa, di essere sempre accompagnato alla colpa. E poi ci sono magari dei momenti della giornata in cui dimentichi di aver ucciso 27 persone, di essere un criminale. E c'è questo personaggio che va conosciuto, va scavato il rapporto con il resto del mondo. Un personaggio che ha molte abilità, che può avere straordinarie abilità, quindi anche il peggiore dei criminali poi magari fa delle cose bellissime, e ripulisce un pezzo di vita che magari conosciamo. Questo è un po' il racconto. E c'è questa anche, come ho detto prima, questa vigliaccheria di alcuni che si sono dimenticati, c'è la sublimazione di un'età con questo personaggio che ha evidentemente sempre 17 anni e che appunto non è un personaggio che incontriamo ad Alghero il 17, di venerdì 17, è un personaggio, l'abbiamo fatto il venerdì 17 proprio perché quel personaggio ha 17 anni, no? Vero? Certo. Ovviamente, E non è un personaggio certo. Ma perché realistico. me l'hai ricordato? Io se volessero fuggire, perché mi hai ricordato che venerdì 17 io lo so che morirò È stasera? venerdì 17 e questo personaggio ha sempre 17 anni, li avrà per sempre, quindi non ha un'età. Ha sempre 17 anni perché abbiamo voluto ricordare una poesia di Arthur Rimbaud che dice che non si può essere seri a 17 anni, mentre questo è serissimo ed è biondo, quindi come me, ed è un genio con la matematica. Io in realtà tutti, non so, adesso ci sciogliamo un po'. Non sono No, sciortissima, io sei tu no, che però, ti devi sciogliere. certo. In realtà io un paio di volte al mese mi sogno questo cavolo di esame di maturità, dove arrivo a questo esame dove non ho fatto nessuna interrogazione di matematica. Vuoi parlarne? No, con uno psichiatra eventualmente,
anche facendo commercio la sua attività, ne parlerei volentieri, però continuo a sognarmi questo esame di maturità. E allora mi ho voluto inventare questo genio della matematica, che evidentemente non posso essere io, che sono una schiappa totale in quella materia. Però nella letteratura si può fare anche questa roba. Si può essere molto credibili scrivendo di una cosa di cui non si sa assolutamente niente. E poi in questo libro c'è molta musica, ce n'è moltissima. La evochi attraverso un personaggio, attraverso citazioni. Tu ami molto la musica, questo l'abbiamo capito. È citata una frase di Paulo Freire ed è sublimata in questo personaggio che è chiamato il Negro, che veste come un quacchero e suona il piano in una maniera incredibile, ovunque trovi un piano ovviamente, e che poi a un certo punto va via proprio per approdare in Argentina, e passando nelle vie sente i rumori della vita, i suoi passi, gli odori. E non riuscendo a tradurre tutto questo in parole, perché lui non parla mai, lo traduce nella sua mente in note di spartito. E queste note che lui va a suonare in questi locali non sono altro che il tango. Lui inventa il tango per poi riportarlo in America. Se tu non avessi scritto quella mappa sentimentale alla fine del libro, io non sarei mai arrivata a capire chi fosse quel personaggio. Ci ho scritto uno spettacolo, quindi sei stato molto bravo, molto, lo vuoi dire tu, è una cosa che possiamo svelare questa. Parliamo della musica che ci hai messo dentro in questo. Allora, musica ce n'è tantissima rispetto a delle parole, a delle musicalità, a dei richiami. C'è un momento che indico uno che ha fatto una certa cosa utilizzando una frase di De André. Tu sei il colpevole, non lo dico che lui è il colpevole, però utilizzando una frase lo indico. Naturalmente questo si scopre eventualmente alla fine. In realtà questo personaggio ha tre vite. La prima vita si svolge in maniera senza clamori in questa chiesa presbiteriana di Winesburg in Ohio. Lui suona questo pianoforte all'interno della celebrazione domenicale, dove celebra la messa questo reverendo terribile, immenso, che si chiama Curtis Hartman, ed è quello che spia la donna dalla sagrestia della chiesa. E lui a un certo momento dice una cosa che questa sono davvero le parole del personaggio che adesso svelerò. Dice: me ne vado, ho fatto l'errore sbagliato. Queste parole sono le parole precise, identiche, che dice Thelonious Monk nel momento in cui sostanzialmente smette di parlare. E quindi il personaggio, che ha l'assenza delle parole, ma la capacità di tradurre i suoni del mondo, i suoni delle parole, i suoni di certi dialetti in musica, l'abbiamo chiamato il negro. Anche sfidando un certo, ci abbiamo pensato molto, ma se lo chiamiamo il negro, poi ci dicono che non siamo politicamente corretti. In realtà la letteratura è piena di questa roba. Cormac McCarthy parla in maniera chiara di. E noi però lo facciamo con una certa dolcezza. La prima parte della vita si svolge in questa chiesa presbiteriana. A un certo momento se ne va, e se ne va come fanno le persone come lui. Sono calme fino a un certo momento, poi d'impeto prendo e me ne vado. Se ne va in Argentina, a Buenos Aires, e in questo vagabondaggio, in questa città, in questi tugurii di questa Buenos Aires oscura, impara i suoni delle parole, i suoni delle migrazioni. Ci sono italiani, ci sono gitani, ci sono ungheresi, e lui queste parole le traduce nell'unico modo possibile, che la musica che nessuno aveva ancora inventato, che si chiama tango. E poi c'è l'ultima parte della vita, che
ripercorre a ritroso il proprio cammino e arriva a questo paesino, a Turmak, cioè questo pianoforte. Una volta che apre, solleva il velo viola di questo pianoforte, capisce nella maniera precisa l'essenza di cui è fatto Dio, ovvero di quella polvere che si vede in controluce. Inizia a suonare, suona una musica straordinaria. In realtà la musica che ho sentito io mentre scrivevo non è una musica di Thelonious Monk, ma è un pezzo che, intitolato Tango, che ha suonato e suona certe volte Tom Waits prima di introdurre una canzone. Te? Molto forte e molto forte, va bene forte. Tu senti la necessità di dare delle coordinate che sono molto importanti, che io vi consiglio, se dovete leggere questo libro, non fate i furbi, non andate a leggerle prima, perché vi togliete veramente la gioia di dire, ah, vedi, io che ho detto Emiliano Deiana, questo arrogante, questo pazzo, ma chi si crede di essere, il sindaco di Bortigiadas, poi tutto si ricompone, non che la storia no, la storia fila benissimo, ma per tutto il romanzo ti chiedi, ma questo ha scritto chiamatemi Melville, cioè ragazzi, questo qui fa rivivere la ballerina di Céline, cioè che cosa fa? Alla fine, ecco, perché hai sentito la necessità di scrivere questa mappa concettuale, un mappa dei sentimenti alla fine? Ma per una discussione che abbiamo avuto con l'editor, che ho condiviso, per non correre il rischio di fare tutte le presentazioni o trovarsi magari qualche personaggio malevolo che scrive sul giornale a dire ha copiato questa frase da Fabrizio De André e non ce l'ha detta. E allora noi svegliamo che ci sono delle cose che sono precise, che sono chiare, che sono dei riferimenti. Qua dentro ci sono tre libri in realtà, almeno questo è quello che vedo io. Il primo libro è quello della storia, la trama, cioè questo personaggio arriva, succedono delle cose e poi il tizio muore, la tizia impazzisce, l'altro non so cosa gli succede. Quello è il primo libro. Uno lo può leggere tranquillamente, non ci sono, credo non ci siano problemi. Trova un po' di stranimento nei primi 18 capitoli perché ci sono tutti questi nomi biblici, ma poi io non mi ricordo cosa faceva Etan, chi è Etan, no? È quello che ha 17 anni, Elimelech chi è, Oia, quello è quello che scrive. Dopo, superata questa roba, uno va liscio, più o meno, poi tutti i libri possono essere assolutamente criticati e siamo esattamente qua per questo. Poi c'è un altro libro che è scritto per, che l'autore ha scritto per sé. E sono delle trame che stanno sotto la trama principale che mi aiutano, mi hanno aiutato a non cadere, a non sfracellarmi al suolo. E sono fatte di parole d'altri, di parole di infezioni, di musica. Faccio degli esempi per capirci. C'è quel personaggio, il musicista, a un certo momento arriva nel bar, quello l'ha detto alla mescita, gli serve, cosa gli serve? Gli serve un grog, che è un miscuglio fatto con rum che bevevano i marinai. Avrei potuto scrivere, è un miscuglio fatto con rum che bevono i marinai, grog. E poi aggiungo, il tizio guarda nel gorgo del tumbler, uno poteva dire guarda nel fondo del bicchiere, non normale, no? Ci doveva essere questa musicalità, grog, gorgo, tumbler. Cos'è il tumbler che è un bicchiere? Ricordavo una canzone di Guccini e dovevo scrivere Tumblr. Questo lo so io, voi non lo sapete, non ve ne frega niente, ve lo dico adesso perché siamo incontrati ad Alghero di venerdì 17. E queste cose sono assolutamente inutili, però a me mi aiutavano a sostenere la mia storia. Mi venivano naturali, non è che sono stato lì a pensare il gorgo del Tumblr, no, mi è uscito naturale così. Perché c'è una storia, una trama meglio, che mi consentiva di non sfracellarmi al suolo, perché io ho sempre pensato di essere incapace di scrivere un romanzo, sostanzialmente è questo. E quindi le parole d'altri, le infezioni, i tarli di certe cose mi hanno aiutato. E poi c'è una terza storia, che è quella più nascosta, quella per cui è stata scritta all'inizio. Io
metto delle due frasi, ce n'è una di Stefano Benni, che è quella poi fondamentale, per che dice così: non ci accorgiamo mai che c'è una pagina nel libro che non riusciamo a capire, la più bianca, la più inutile, e invece è quella per cui tutto è stato scritto. E allora qual è questa pagina bianca per me? Siamo qua per dirvi io la mia opinione rispetto a questa cosa, essendo colui che ha scritto, magari può essere di una certa credibilità, forse. Insomma, un po' di cose che mi hanno sempre ossessionato e che rendono affascinante la cosa, la figura dello scriba fariseo. La prima è, siamo al mare, un giorno ho incontrato questo tipo che andava per mare, lo racconto sempre perché mi fa sempre ridere a me, poi che faccia ridere a voi non è un problema che mi attanaglia, che faccia ridere a Cariddu nemmeno. Questo tipo, un marinaio, questi velisti, gli ho detto: ma scusami, posso fare una domanda? Mi sono presentato come più utile idiota del mondo. Gli ho detto: ma come si chiama il momento esatto quando tu sei in mare, ti giri e non vedi più la terra? C'è una parola. Quello mi ha guardato come uno scemo, mi ha detto: ma che sta dicendo? Per dire che se dici una cosa del genere in un bar, solitamente ti prendono per matto, ti prendono la calcina nel sedere. Invece in letteratura ti prendono anche per una persona che sa. L'altra cosa è quella della musica, dove si nasconde lo scrittore, dove si nasconde il musicista. E il musicista e lo scrittore si nascondono, secondo me, negli spazi di silenzio che ci sono tra una parola e l'altra, o tra una nota e l'altra. L'altra cosa che mi affascinava, anche per ragioni di carattere personale, che qua evidentemente non sono interessanti le parti biografiche delle cose, ed è questo mozzamento della lingua, quando mancano delle parole. C'è una parola nella lingua italiana che manca, quando a una persona vengono a mancare i genitori, quello lì è orfano. C'è una parola, orfano. Uno si va a guardare l'origine della parola, ma il problema si pone quando a due genitori viene a mancare il figlio. E come si chiamano quei genitori a cui muore un figlio? Quale parola c'è per descrivere questa situazione? E a maggior ragione, come si chiama, come viene definita quella condizione dei genitori a cui viene a mancare un figlio per scelta consapevole del suicida? E questa roba, questa mancanza di questa parola, me la volevo inventare questa parola, in realtà non esiste, in altre culture esiste, nella cultura ebraica c'è una parola, boom, quella. Nella lingua italiana non esiste questa roba, e quando una cosa non esiste nella lingua, non c'è. Sempre Céline diceva che, prendendo e sovvertendo la Bibbia dice: in principio era il verbo era presso Dio. Invece Céline dice: in principio era l'emozione, che precede anche la lingua. Prima ci si deve emozionare una cosa, ed è il tentativo che ho provato a fare scrivendo questa robaccia.